Pool Day, le giornate della polizia locale sbarcano a Palmi, una serie di corsi itineranti in tutta la Calabria che sfoceranno in una manifestazione generale e regionale a Cosenza. Quella di Palmi è stata dedicata ai cantieri stradali e alla loro sicurezza, seminari di aggiornamento a costo zero che hanno l'obiettivo di sostenere i corpi di polizia locale nel loro lavoro quotidiano. Ma sentiamo dal nostro inviato Graziano Tomarchio i protagonisti della giornata. Sì, oggi in questa giornata, in questo luogo, affrontiamo questa tematica. È una delle tante che in questi giorni stiamo affrontando su tutto il territorio calabrese. Infatti questa giornata è una che segue le altre che si sono tenute e che si terranno. Abbiamo avuto una giornata a Corigliano, oggi qui a Palmi ne seguiranno delle altre nel territorio calabrese come Praia Mare, Amante e così via. Lo scopo di queste giornate, Pool Day, che sono l'epilogo di quella che sarà la manifestazione madre che si terrà a ottobre a Cosenza, nella splendida location dove si è tenuta l'anno scorso, quindi sfocerà in Pool 2015, che è la manifestazione madre di tutta questa serie di piccoli convegni, che appunto sono convegni in avvicinamento a questo evento. Il perché di questo sforzo mio come azienda è quello di stare vicino a questa categoria, quella degli operatori di polizia locale, che sono ovviamente messi in un angolo dalle loro stesse istituzioni. Il nostro intento è quello di consentirgli di fare formazione a costo zero, perché ovviamente queste giornate che d'altronde si pagano sono totalmente a carico dell'azienda, e vediamo che c'è grande partecipazione, il che significa che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. E Ottavio Chieppetta, amministratore unico della Beta Professional Consulting. Pool Day sbarca a Palmi, ma Palmi è una delle tante tappe. A Palmi parleremo di un tema particolare, che è quello dei cantieri stradali. Cantieri stradali ovviamente non significa codice della strada, ma tutto ciò che il cantiere stradale comporta, dalla segnaletica mobile di cantieri ai controlli sulla sicurezza degli operai che lavorano nei cantieri, a tutto ciò che ne può conseguire per tutte le lavorazioni, come ad esempio anche le terre da scavo o le rocce da scavo che ci sono nei cantieri, dove vanno a finire e come vengono smaltiti. Quindi la sicurezza nella strada anche per chi opera, ma non solo questo. Come si vede dal tema che noi affronteremo stamattina, la polizia municipale, che non sono i vigili urbani, comincia a fare veramente la polizia municipale, controllando in un cantiere tutto quello che c'è da controllare. Ovviamente il controllo non viene fatto soltanto ai fini repressivi, ma viene fatto soprattutto ai fini della prevenzione, perché il nostro intento, come per tutte le altre attività di polizia stradale, è quello di salvare vite umane. E salvare una vita umana, non ha importanza quale vita umana si salva, per noi è uno dei più straordinari successi che si può ottenere. Partendo da questo assunto, la prima cosa più importante quando si opera nella strada è mettere però in sicurezza gli operatori che lavorano sulle strade, anche dal punto di vista della segnaletica, perché il cantiere deve essere visto sia di giorno che di notte, per l'appunto per la sicurezza di chi opera nella strada, ma non solo per la sicurezza di chi opera nella strada. L'altro motivo interessante di sicurezza per i cantieri stradali è la sicurezza di tutti gli utenti della strada, quindi gli utenti della strada devono poter avvistare i cantieri ed allertarsi, perché anche loro sulla strada devono camminare sicuro. In sintesi, il tema che noi tratteremo stamattina è questo. Ovviamente qui è proprio una sintesi, lì guarderemo dal di dentro tutte le sfaccettature del tema.